Benvenuti, questo è un episodio molto speciale del canale Misteri e Ombre, dove vi parleremo di due persone che hanno speso la loro vita a combattere il male. Il male nella sua forma più pura e terrificante, demoni, entità maligne, case e oggetti maledetti. Parleremo dei coniugi Ed e Lorraine Warren, la coppia di demonologi più famosa della recente storia. Le loro vicende, esperienze reali, per quanto inquietanti e spaventose, hanno ispirato negli anni numerosi film horror e continuano a farlo. Tra questi, Amityville, i film della serie Conjuring, della serie Annabelle, The Nun, La vocazione del male, La Llorona e altre in attesa nelle sale cinematografiche. Sono tantissimi i casi ai quali ha lavorato questa coppia, più di 10.000 dalle loro dichiarazioni, una carriera lunghissima durata quasi 60 anni e costellata di case infestate da fantasmi, da entità maligne, possessioni demoniache e tutto ciò che nessuno si augurerebbe mai di sperimentare nella vita. Ma andiamo con ordine. Edward e Lorraine nacquero entrambi a Bridgeport, nel Connecticut. Ed nel 1926 e la compagna nel 27. La loro predisposizione nei confronti del paranormale si manifestò sin dalla loro infanzia. Più precisamente Edward sperimentava puntualmente uno strano fenomeno. Il suo armadio ogni notte e sempre alla stessa ora si spalancava e al suo interno apparivano delle strane luci che illuminavano in penombra i volti di alcune persone. E tra questi volti appariva sempre lo stesso viso di un'anziana signora che lo fissava con insistenza. Lorraine, invece, all'età di 7 anni, si rese conto di avere un dono soprannaturale, quello di percepire e vedere l'energia che avvolge le persone, la loro aurea, visioni che non si limitavano all'osservazione dei vivi, ma anche di quelli intrappolati tra questo mondo e l'aldilà. I due giovani si incontrarono a teatro e iniziarono quasi subito una relazione durata tutta la vita, ma la loro quotidianità come coppia iniziò solamente alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando Ed, ufficiale dell'esercito, si congedò per tornare a casa. Si sposarono giovanissimi e nel 1945 ebbero una figlia alla quale diedero il nome Judy, testimone in diretta di tutte le vicende più significative dell'attività dei genitori. Ed era un amante della pittura e cercò di unire le sue passioni dipingendo prevalentemente case dichiarate infestate da spiriti e fantasmi, quadri che quando possibile cercava di rivendere ai proprietari delle case e dove molto spesso entrava in contatto diretto con i fenomeni che si manifestavano in quelle dimore. Le prime investigazioni nel mondo paranormale iniziarono quasi per gioco. L'uomo ha raccontato l'inizio della sua carriera con queste parole. Viaggiavamo per il New England per cercare acquirenti per i nostri dipinti, quadri che vendevamo al modico prezzo di 3 o 4 dollari ciascuno. Ma d'altronde la birra costava 12 centesimi a gallone e gli hot dog una moneta da 10 centesimi. Ad ogni modo, guidando, vedemmo un cartello con la scritta Eniker. Ho guardato dietro, verso il mio amico Jerry, seduto sul sedile posteriore, e dissi che avevo sentito parlare di una casa infestata proprio in quel luogo, la Oceanbourne Mary. Arrivammo all'abitazione e chiesi a Jerry di andare a bussare per vedere se c'era la possibilità di entrare a visitare la casa, ma Jerry si rifiutò ed allora mandammo Lorraine, che con il suo fascino irlandese aveva più possibilità. Siamo rimasti a guardare mentre bussava alla porta. Abbiamo visto apparire una luce in una finestra in alto, poi la luce è scesa fino al piano più basso ed infine la porta si è aperta. Lorraine ci fece segno di seguirla e una volta dentro parlammo con Mr. Roy, il curatore. Quella fu la prima volta che mia moglie ha avuto un'esperienza extracorporea. Si era proiettata fuori dal suo corpo per poi volteggiare sopra di noi.
Fu esattamente in quel momento che iniziò la carriera dei coniugi Warren, che li portò a fronteggiare fantasmi, poltergeist, oggetti maledetti e tutto quello di più terrificante che può popolare il mondo del paranormale. Pochi anni più tardi, nel 1952, Ed e Lorraine fondarono l'Associazione di Ricerca Psichica del New England, reclutando un vasto gruppo di demonologi, cacciatori di fantasmi, sensitivi, ma anche medici, ricercatori scientifici, funzionari di polizia, preti e rappresentanti religiosi. La scelta di riunire figure tanto diverse tra loro, con punti di vista diametralmente opposti, era per i due coniugi fondamentale. Infatti, era loro prerogativa affrontare ogni caso con il massimo dello scetticismo, con un approccio scientifico prima che spirituale. Ed e Lorraine erano i primi scettici e le loro stesse parole furono: «Nessuno ci può prendere in giro, se non lo vediamo con i nostri occhi, non ci crediamo». Questo loro atteggiamento era il modo più semplice di filtrare bufole da casi potenzialmente reali, ma soprattutto di tranquillizzare persone facilmente suggestionabili quando era possibile dare una spiegazione razionale e scientifica agli eventi per i quali era stato richiesto l'aiuto dei Warren. Il loro era un metodo scrupoloso, maniacale, da investigatori professionisti, fatto di prove, controprove, registrazioni audio e video, testimonianze multiple e rapporti dettagliati, così tanto da essere stati utilizzati più di una volta in tribunale. Questo loro approccio al mondo del paranormale li fece imbattere in casi letteralmente terrificanti, casi così spaventosi e angoscianti da rendere quasi impossibile riprodurre tali sensazioni, anche per il migliore dei film horror. Come detto, i casi ai quali hanno lavorato i coniugi Warren sono migliaia e tra queste investigazioni sono stati documentati un numero cospicuo di eventi paranormali agghiaccianti. I loro episodi più impegnativi, come per esempio il caso al 112 Ocean Avenue di Amityville. Trasferiti da appena 2 mesi in questa nuova casa, la famiglia Lutz cappa nel cuore della notte, terrorizzata dai venti paranormali insistenti e violenti. In quella stessa abitazione, pochi anni prima, venne massacrata a colpi di fucile un'intera famiglia. 6 membri della famiglia De Feo, da uno dei componenti, il 23enne Ronald. Si parlò di possessione demoniaca, che scaturì in un raptus omicida. Le percezioni di Lorraine Warren, investigando su quella casa, furono della presenza di un'entità proveniente dalle viscere della terra, un'entità terrificante e potentissima, tanto forte da rendere impossibile l'esorcismo della casa. Il caso al 284 Green Street a Enfield, dove la famiglia Hodgson venne tormentata da strani rumori nel cuore della notte, sedie, mobili e oggetti che si spostavano da soli, fenomeni di levitazione, attacchi fisici di entità invisibili e la possessione di Jeanette, una delle figlie. Questi strani eventi cominciarono ad essere così insistenti e spaventosi da non poter essere nascosti e diverse persone furono testimoni di quegli eventi paranormali, inclusi alcuni giornalisti. Gli avvenimenti di Enfield attrassero l'attenzione anche di Ed e Lorraine, che indagarono a fondo su questi eventi paranormali. Il caso dell'abitazione di West Pittson, in Pennsylvania, dove la famiglia Smoore si trasferì a causa della distruzione della loro precedente dimora da parte di un uragano. In questa casa gli Smoore passarono i primi 18 mesi in serenità, ma poi iniziarono strani eventi inquietanti. Macchie misteriose nella moquette nuova, graffi sui rivestimenti in legno, televisore in fiamme, radio che si accendevano da sole anche se la spina della corrente era staccata, poltergeist e tutto quello che può fare di una normale abitazione una casa infestata. Nel gennaio dell'86 i Warren si occuparono di questo caso e dalle loro investigazioni dichiararono che la casa era posseduta da 4 entità maligne, di cui una era un demone. Una storia da brividi.
Come detto, i casi dei coniugi Warren sono tanti e tutti affascinanti. Annabelle, la bambola, il caso della famiglia Perro, la dama bianca di Easton, l'esorcismo di un lupo mannaro e molti altri. Ma non vogliamo anticiparvi troppo, anche perché troverete sul nostro canale dei video dedicati ad ogni singolo caso dei Warren. Le loro investigazioni e i loro casi straordinari hanno fatto di questa coppia forse i ricercatori del paranormale più famosi del mondo, e la passione e dedizione nel proprio lavoro hanno fatto guadagnare a Ed Warren il titolo di unico demonologo non clericale riconosciuto dal Vaticano. Nella loro carriera Ed e Lorraine ne hanno viste molte, e in molti casi hanno avuto a che fare non solo con case infestate, ma anche con oggetti indemoniati e maledetti. Molti di questi oggetti sono stati prelevati dai vecchi proprietari per liberarli dalla presenza maligna che si racchiudeva in essi, e poi custoditi con il massimo della sicurezza per essere tenuti sotto controllo. Il luogo dove sono stati collezionati tutti questi cimeli posseduti è diventato in seguito un museo, il Museo dell'Occulto dei Warren, ma comunque mantenendone la sicurezza, comprese benedizioni periodiche e altri stratagemmi per confinare il male stipato in quel luogo. Alcuni oggetti che si possono osservare nel museo dei Warren attraggono particolare interesse: la bambola Annabelle, lo specchio Conjuring usato per evocare spiriti, la bambola Shadow capace di entrare nei sogni e uccidere nel sonno, una bara utilizzata da un vampiro moderno, maschere utilizzate per proiezioni diaboliche, lapidi di tombe di bambini che sono state utilizzate come altari per messe nere, crocifissi che sono stati lanciati da pareti e profanati, oggetti maledetti africani ed egiziani, una testa mozzata, cimeli voodoo e molto altro. Inoltre i Warren sono autori di diversi libri, e grazie alla loro influenza ed edizione nel corso degli anni formarono una nuova generazione di demonologi, e tra questi Dave Considine, Lo Gentile e il loro nipote John Zaffis. Nel 2006 Ed morì, lasciando Lorraine, la compagna di una vita, a continuare l'avventura da sola, cosa che fece con la sua grinta di sempre. Queste le sue parole: è stato lo stesso Ed a volere che io continuassi, quindi lo sto facendo per lui, lo sto facendo per onorare mio marito, il lavoro significava molto per lui ed è per questo che voglio andare avanti. E così fece, fino a quando anche lei non si spense nell'aprile del 2019, raggiungendo il suo amato Ed. Ovviamente la quantità di successi di questa coppia di demonologi eguaglia le innumerevoli critiche ricevute dagli scettici, ma una cosa è certa: i coniugi Warren hanno lasciato un'enorme eredità fatta di rapporti, testimonianze, racconti e avventure sul mondo del paranormale, che ispirano e continueranno ad ispirare scrittori e registi cinematografici per i prossimi decenni. E voi cosa ne pensate? Scrivetelo in un commento, lasciate un like e iscrivetevi al canale di Misteri e Ombre per non perdere i prossimi episodi che pubblicheremo a breve. Non dimenticate di condividere con amici queste affascinanti storie. Al prossimo mistero!